ecco, che indica un concorso nelle scuole superiori in cui, ecco, toponomastica, quartieri, si faccia la storia di queste cose, cioè anche per indicare che cosa significa, perché insomma questo è un fatto importante. Allora, è stato il decano dei giornalisti lucani, una delle voci più importanti e longeve della redazione lucana della Gazzetta del Mezzogiorno, la guida e il maestro per i giovani giornalisti policoresi e metapontino. La sua penna ha saputo raccontare con passione quanto accadeva nel Metapontino in Basilicata e ha ricostruito con dovizia di particolari la storia di Policoro, regalando un'identità comune e condivisa a una realtà sociale composita e variegata, nata a seguito delle migrazioni favorite dalla riforma fondiaria degli anni 50. Nicola Buccolo è venuto a mancare lo scorso giugno, lasciando un vuoto enorme non solo nella sua famiglia, ma anche nei tanti che hanno apprezzato il suo attento e obiettivo lavoro di giornalista, le sue riflessioni di osservatore cittadino appassionato e innamorato della sua Policoro, di cui amava raccontare luce ed ombre, successi e criticità. A 6 mesi dalla sua dipartita, l'amministrazione policorese ha voluto ricordare Nicola intitolandogli la sala conferenze del Pala Ercole. Per il giornalista e cronista sportivo, voce e memoria storica delle squadre policoresi, una vera e propria seconda casa, assieme al gabbiotto del campo sportivo del Rocco Perriello. La cerimonia si è svolta lunedì sera ed è stato un toccante momento in cui si è ripercorsa la carriera e l'impegno del giornalista policorese verso la sua città. Vogliamo ricordare Nicola, ha detto Don Salvatore De Pizzo al momento dello scoprimento della targa, perché deve essere uno stimolo ed un esempio, non solo per noi che continueremo a ricordarlo e a volergli bene, ma soprattutto per le future generazioni che potranno ricordarlo attraverso i suoi scritti. Nei suoi articoli ha narrato le opere di fatti di cui lui stesso è stato interprete e protagonista. Nicola è stato un cronista vero, ha aggiunto il sindaco Rocco Leone. Quando scriveva di Policoro lo faceva in maniera asettica, raccontando luce ed ombre di questa città e donandole una memoria storica condivisa. Abbiamo perso tutti un grande amico. Se mio padre fosse qui adesso vi abbraccerebbe tutti ad uno, ha detto Francesco, il figlio di Nicola. Se penso a mio padre non posso scindere la figura dell'uomo dal giornalista. Era riuscito a fare delle sue passioni il suo lavoro, era contento e questa cosa la trasmetteva non solo a noi ma anche a tutti i suoi amici. La sua seconda casa assieme al campo sportivo era il Pala Ercole, era appassionato, era un vero tifoso e per lui era un piacere seguire le squadre policoresi. Papà ha sempre raccontato di Policoro e dei policoresi, vorrei che ora i policoresi raccontassero di lui. Confido che la figura di Nicola Buccolo possa vivere nella memoria e nel ricordo di ciascuno di noi. Per me mio padre era un grande uomo. Francesco Buccolo ha poi annunciato il progetto di istituire un premio giornalistico che possa ricordare la memoria di Nicola e il suo impegno a favore del Metapontino e della Basilicata. A conclusione della manifestazione, l'amministrazione policorese ha voluto consegnare il premio sportivo policorese dell'anno al giovanissimo Vito Antonicelli, appena 9 anni e già vice campione del mondo di categoria nella disciplina del Muay Thai.